Oggi ho visto che il ministro Toninelli ha detto che la TAV la vuole il partito del cemento. No, la TAV la vogliono milioni di italiani per bene che vogliono spendere meno per andare in treno, inquinare di meno e farsi meno coda in autostrada. Questo vale anche per qualche altro ministro, penso al dibattito che va avanti da decenni sui rifiuti. In tutti i paesi al mondo, a Varese come in Germania, i rifiuti sono una risorsa, sono una ricchezza. Se qualcuno non vuole i termovalorizzatori è lui che è fuori dal mondo, lo dico al ministro dell'ambiente. Ho visto una bozza della riforma della giustizia del ministro Bonafede e io temo che invece di accorciare i tempi dei processi allungherà i tempi dei processi. Miracoli non ne facciamo, però col decreto sicurezza di oggi si è fatto un bel passo in avanti. Non so quanto ne sia contento il presidente della Camera Fico, però se lui non è contento vuol dire che stiamo lavorando bene. E quindi se il ministro dell'economia pensa di fare una manovra economica da robetta, non sarà il nostro ministro dell'economia. O si fa una manovra economica coraggiosa per milioni di italiani, o non esiste la giustificazione, ma chissà cosa diranno a Bruxelles. Toninelli, Costa, Bonafede, Fico, li ha nominati quasi tutti i ministri dei 5 Stelle, ma gliel'aveva detto a Di Maio che stasera veniva in provincia di Varese a massacrarli? No, oggi quando vi siete incontrati. Non mi permetto di dare lezioni agli altri, però mi sembra evidente anche dal giudizio degli italiani che da qualcuno ci si aspetta di più. Anche qua, se la riforma della giustizia è una riformina timidina, non abbiamo bisogno di timidezza né sul fisco, né sulla giustizia, né sulla scuola, né sull'autonomia, né sui cantieri. Io non accetto che Toninelli dica che se si fa la TAV vince il partito del cemento, ma che ragionamento è? Stai governando con noi e ci dai dei cementificatori. È il ministro Costa che dice che chi vuole i termovalorizzatori è sostanzialmente un cretino. E allora sono cretini in tutta Europa dove c'hanno i termovalorizzatori, non ho capito? Quindi si mettessero d'accordo con se stessi. Vogliamo lavorare insieme? Benissimo. Se invece è il cemento, è i termovalorizzatori, è l'autonomia, è qui e là, è le tasse, no, non si può, no, non si può, se prevale il partito del non si può, poi vediamo cosa dice il Presidente del Consiglio, anche da lì ogni giorno ce n'è una, però vediamo.